I'm going to whisper some things to you now about Crunch chocolate bars. Because apparently this whispering thing is a thing that makes you feel things. It's saying something crunchy is coming in the candy wrapper language. Imagine your tongue hiking up those crispy, rocky ridges. Now, drum roll, please. Wow, that's good. Crunchy, munchy chocolate doesn't whisper. Turn up the fun with Crunch. This episode is brought to you by Tinder. You matched, chatted, vibe checked. Now it's time to meet IRL. So, what's stopping you? Tinder is making dating safer and easier with their excellent safety features, like Share My Date, the best way to let your friends know your plans, while Moonlight allows you to discreetly call emergency services, and Are You Sure will prompt people to think twice before sending a potentially harmful message. Explore all of the possibilities for yourself. It starts with a swipe. Download Tinder today. Hi everyone and welcome back to the 13th episode of Praticamente Inglese. Ciao a tutti e bentornati al 13esimo episodio di Praticamente Inglese. I've been a little bit lazy during those days. Sono stato un po' pigro durante questi giorni. I'm trying to get back on track. Penso e spero di tornare, diciamo, da dove ci siamo lasciati, ecco. I will be posting a little bit more frequently during the next week or so. Cercherò di postare più frequentemente nei prossimi giorni. I was thinking of translate the Queen's speech. Stavo pensando di tradurre il discorso della regina. Yesterday she gave a speech to the nation, to the UK. Lei ha dato ieri un discorso alla nazione, alla Gran Bretagna. And so I would like to start translating the first part in this episode, and then I will be translating the second part in the next episode. Andrò a tradurre la prima parte in questo episodio e poi tradurrò la seconda parte in un prossimo episodio che vi prometto di postare molto molto brevemente, magari in questi domani, dai, facciamo, ci provo. I'm trying to post tomorrow, okay? Perfect, so let's get started. Iniziamo. The Queen. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. I'm speaking to you, vi sto parlando, rispetto a quello che io so essere un, diciamo, un momento difficile, challenging time. Challenging è una sfida, no? Quindi in questo caso è challenging time, è un momento difficile in questo caso. A time of disruption, un momento di rottura in the life of our country. È un momento di rottura nella vita della nostra nazione, life of our country. A disruption that has brought grief. È una rottura che ha portato dolore, grief, dolore, lutto, to some. A disruption that has brought grief to some. Una rottura che ha portato dolore ad alcuni. Financial difficulties to many. Difficoltà finanziarie a molti. And enormous changes to the daily lives of us all. E enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi. The daily lives of us all. La vita quotidiana di noi tutti. Ok? I want to thank everyone on the NHS frontline. Voglio ringraziare tutti della prima linea del Servizio Sanitario Nazionale. NHS non è altro che il Servizio Sanitario Nazionale della Gran Bretagna. As well as care workers and those carrying out essential roles. As well as, così come, care workers, quindi operatori sanitari, ecco, lavoratori della sanità. Care workers and those carrying out essential roles e tutti quelli che svolgono ruoli essenziali, who selflessly che in maniera, diciamo, altruisticamente continue the day-to-day duties, continuano diciamo nelle loro operazioni giornaliere, nei loro ruoli giornalieri, outside the home in support of us all, fuori dalle loro case a supporto di tutti noi, in support of us all, di tutti noi. I'm sure the nation will join me in assuring
you that what you do is appreciated. I'm sure the nation will join me. Sono sicuro che la nazione si unirà a me, mi accompagnerà. Unire. In assuring you, nell'assicurarvi che what you do is appreciated, quello che fate è molto apprezzato. And every hour of your hard work, e ogni ora del vostro duro lavoro, brings us closer, ci porta più vicino, brings us closer to a return to more normal times, ci porta più vicini a un ritorno a un, diciamo, a una vita normale, più normale, to more normal times, a un momento più normale, di normalità. I also want to thank, voglio anche ringraziare, those of you who are staying at home, voglio anche ringraziare tutti quelli di voi che stanno a casa, thereby, e che quindi, thereby, helping to protect the vulnerables and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Ok, facciamola più breve. Thereby, e quindi, helping to protect the vulnerable, aiutano a proteggere i vulnerabili, and sparing, risparmiare, far risparmiare, many families, the pain, e far risparmiare a molte famiglie il dolore already felt, già vissuto, by those who have lost loved ones. Far risparmiare a molte famiglie il dolore già vissuto, by those who have lost loved ones, da coloro che hanno già perso i loro cari, ok? Loved ones, coloro che sono amati, i cari. Together we're tackling this disease. Insieme stiamo affrontando questa malattia. And I want to reassure you, e vi voglio assicurare, that if we remain united and resolute, se rimaniamo uniti e risolutivi, decisi, then we will overcome it. E quindi lo supereremo. We'll overcome it. I hope, spero, in the years to come, negli anni che verranno, everyone will be able to take pride, tutti quanti potranno essere orgogliosi, in how they responded to this challenge, di come hanno risposto a questa sfida. And those who come after us, e tutti coloro che verranno dopo di noi, will say, diranno, the Britons, che i britannici, of this generation were as strong as any, che i britannici di questa generazione erano più forti che mai. That's the attributes of self-discipline, that the attributes of self-discipline, ovvero che gli attributi, le caratteristiche di autodisciplina, of quite good-humored resolve, di, diciamo, come dire, good-humored è buon umore, però good-humored resolve, risolutezza, diciamo, good humor resolve, una risolutezza, diciamo, pacata, dai, mettiamola così. And of fellow feeling è fellow è un compagno, quindi fellow feeling è fratellanza, ecco, mettiamola così, quindi di fratellanza, still characterize this country. Quindi questi elementi, questi tre che vi ho detto, ancora oggi caratterizzano questa nazione. The pride in who we are is not a part of our past. L'orgoglio di chi siamo non fa parte del passato. It defines our present and our future. Invece definisce il nostro presente e il nostro futuro. The moments when the United Kingdom has come together, il momento in cui tutta la nazione, tutta la Gran Bretagna è rimasta insieme, è venuta insieme to applaud its care and essential workers, ad applaudire i suoi operatori sanitari e tutti i collaboratori, diciamo, essenziali, will be remembered, sarà ricordato, will be remembered, sarà ricordato as an expression of our national spirit, come un'espressione del nostro spirito nazionale, national spirit, and its symbol, il suo simbolo sarà,
The Rainbows Drawn by Children. The Rainbows, gli arcobaleni drawn, disegnati, by children, dai bambini. Quindi, and its symbol will be the rainbows drawn by children. E il loro simbolo, il suo simbolo, saranno appunto gli arcobaleni disegnati dai bambini. So, this is exactly half of the speech. Questa è esattamente metà del discorso che ha fatto la regina. In the next episode I will be going to translate the second part, quindi vi tradurrò la seconda parte. I hope you enjoy the today's episode. Spero vi sia piaciuto l'episodio di oggi, and I'll see you in the next one. E ci vediamo al prossimo. Bye bye and speak very very soon. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.